Ragazzi, io sono RS92Gamer e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Dungeons. Come sapete ragazzi, magari non lo sapete, ma ieri, perché uscirà questo video mercoledì, che è il giorno in cui sto registrando, ieri ragazzi in live abbiamo finito il continente, quindi si potrebbe dire che abbiamo finito Minecraft Dungeons, ma in verità non è così. Perché come tutti voi sapete, invece, se viaggiamo in Riami Isola, c'è il nuovo DLC della giungla, ragazzi. Io avendo preso la Hero Edition, ce l'avevo già nel pacchetto, quindi appena avevo finito Minecraft Dungeons, mi sono recato a fare il video, appunto, del nuovo DLC, ovvero la Jungle Awakens. Oggi non riesco a parlare, non so per quale motivo, come sempre. Ragazzi, però vi ricordo, andate a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e anche attivare la campanellina, ma soprattutto di andare sul mio canale Twitch, perché ragazzi, noi faremo video di Minecraft Dungeons, ma giovedì in live alle 16 continueremo e approfondiremo ancora di più questo DLC, quindi vi aspetto in numerosi. Quindi ragazzi, andiamo subito in giungla desolata. Allora, leggiamo prima la storia però. Abbiamo seguito le tracce della scheggia della sfera fino ai margini di una fitta giungla in cui si muovono pericolose creature. Quale coraggioso eroe oserà aprirsi la strada nei groviglio di arrampicanti per raggiungere l'oscura potenza che vi si annida? Noi, ovviamente, perché siamo gli unici player. Ora, scegliamo una difficoltà, ragazzi. Potremmo fare la 33, che mi sembra un po' eccessiva, però io, ragazzi, inizierei a fare quella con la 22. Giusto per capire di che difficoltà è il livello. Poi il live lo faremo con così c'è più allora più difficoltà, però giusto per capire più o meno come la difficoltà, diciamo, di questo livello, di questo DLC. La sfera del predominio è stata distrutta, ma le sue potenti schegge sono disperse in tutto il sopramondo. Ah! Una edizione della giungla rigogliosa, dove nuove minacce prendono vita nella scura vegetazione. La scheggia, la fonte del mare, deve essere distrutta per liberare questa terra dagli influssi malvagi della sfera. Ragazzi, io pensavo che tra l'altro martedì prossimo uscirà il best of della live di ieri, quindi andate subito a vedere, perché nella fine di Minecraft Dungeons c'è questa sfera che si ricompone. Io pensavo che fosse un richiamo a un eventuale Minecraft Dungeons 2, mentre abbasso il volume un botto. Questo stavo dicendo, fosse un richiamo a un eventuale Minecraft Dungeons 2. In verità è un richiamo di DLC. Questa cosa non l'avevo capita, ragazzi, anche perché non mi sono spoilerato i DLC, perché sono DLC, non me li voglio spoilerare come tutti i vecchi, anche Dungeons. E quindi non lo sapevo sta roba qua, bene, bene. Poi tra l'altro mi piacciono anche un sacco le nuove texture dei zombie, degli scheletri con i muschi, sono veramente bellissimi. Li adoro, veramente. Questo pure puzza e mette particelle di puzza. Poi qua dobbiamo andare, a parte morire, a parte quello, dobbiamo andare su quel coso o no? Secondo me no, però era lì. Zan! Però direi che per adesso la difficoltà è abbastanza facile, quindi io nel prossimo video dove faremo il secondo ed ultimo livello la alzerei, cioè è abbastanza facile. C'è un Ocelot! No, vabbè, è bellissimo! C'è un Ocelot! È uguale praticamente. Tra l'altro, ragazzi, poi giuro che finisco un momento spot. Sapete che è uscita la mia texture pack 2.0? Se no, andatela a vedere sul mio sito, oppure il link in descrizione. Guardate, qua c'è una cosa, ok. Oppure link in descrizione, perché è compatibile con la 1.16 e aggiunge barra una lingua, aggiunge per aumentare l'esperienza di gioco e nuove texture.
quindi vi consiglio subito di scaricarla. Quando vedete questo video, ragazzi, andate subito al link in descrizione, downloadatela. Oppure aspettate venerdì che faccio il video proprio della texture pack con tutti gli eventuali bug, le cose che ho aggiunto, come si sta la texture pack, mi avete chiesto un sacco come si sta la texture pack. O guardate il tutorial o aspettate il video di venerdì che ve lo spiego. Intanto che aspetta, c'è un nuovo effetto Lockwood Armor. Tra l'altro, ragazzi, per farvi notare che a parte questa armatura delle Highlands, credo proprio che sia del DLC, però a parte quello, la nuova skin del DLC, ragazzi, l'ho messa, perché poi quando uscirà anche il DLC dell'inverno opprimente, che io ce l'ho già nel pacchetto, cambio la skin e farò rimanere quella, poi al massimo la cambio con quella che mi piace di più. Ah, da qua, ok, qua su questa cosa. Se qua si aprono quelli sotto. Ah, amici, che trick è sta roba. Ragazzi, mi sa adesso, ragazzi, metterò il soundtrack di questo video. Ecco, ho messo il soundtrack di questo video, che l'avrò già messo, perché l'avrò già messo, però vabbè, ragazzi. Questo sarà il soundtrack dell'episodio, del livello, del DLC, eccetera. Quindi, ragazzi, sappiate che lo metterò spesso, perché Welcome to the Jungle è il soundtrack perfetto per questo DLC. Quindi sono carpet verdi. Sono carpet verdi questi qua. Sono uguali ai carpet, guardate. Sono uguali, identici. Certo che è una build up incredibile usare i carpet verdi per fare il muschio. Mentre la build up è incredibile. Cioè, non ci avevo mai pensato nell'esistenza. Scrivete nei commenti se avete qualche build up nel vostro mondo di Minecraft e ditemi quali sono, che magari li faccio anche nel mio, perché sono un po' corti di build up. Allora, oggi aia! Oh! Aiuto! Anche un bel melone. Cioè, ciao anguria. Che rumori fanno? Sembra un pazzo che urla allo stadio, sempre. Oppure SCP 096. Cerca indizi. Aiuto. Questo qua è pure il tipo di villager. Che ti può fare così, no? Vedito, fermo. Qua c'è il sole. Cos'è? Brain out. Di qua il blaze, ok, va bene. Quindi di qua a destra il blaze, ok, perfetto, ok, di qua il blaze,
Ok, qua il blaze e da quest'altra parte non lo so. Vediamo se c'è un qualcosa. Ah, credo c'è il villager però. Sono sicuro che c'è il villager. Qua c'è qualcosa. Ah, il creeper! Guarda un po'. Chi lo aveva notato lì in fondo il creeper? Quindi è a sinistra il creeper e a destra il blaze. Blaze l'abbiamo già messo. E a sinistra il creeper. Ecco qua, perfetto, giusta la combinazione. Quindi qua mi è premuto. Cosa è successo? Sopravvivi all'imboscata ancora! Aiuto, metti con! Ecco qua. Ok. Ok, sti tizi, ok, va bene, aia, ok, va bene. Ok, perfetto. Ok, va bene, ok, ancora sti belve. Io li chiamerò tipo golem di foglie, che potrebbe essere anche eventualmente il loro nome. Potrebbe esserlo. Cora! Però io li chiamerò golem di foglie. Così stanno bene. Sembrano golem di foglie. Cora! Questi tre golem di foglie! What? Aiuto! Ok. Attraversa il portale. Che a me non sembra un portale, però ok. Vittoria! Il viaggio è appena iniziato perché la scheggia malvagia giace nel cuore profondo della giungla. Ok, ragazzi! È stato veramente un bellissimo lavoro, sviluppatore della Mojang. Complimenti! Un altro token della rigenerazione, però più forte di quello che ho. Questo è il ciclo. Ecco, fatto qua. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Voi invece iscrivetevi al canale, mi raccomando, e attivate anche la campanellina. Lasciate un bel mi piace, andate in descrizione sul mio sito e anche a scaricare la mia texture pack. Andate a vedere il canale live e anche il video della live di ieri, ragazzi, sempre su Twitch. Che abbiamo finito Minecraft Dungeon, è stato veramente bellissimo. Ragazzi, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!